Questo è un fatto umano molto importante. Se voi provate a pensare ai tipi di canto e di musica che ci sono fin dall'antichità, si fa una scoperta molto semplice. Molti canti sono innanzitutto dei canti d'amore, e quindi dell'innamorato all'innamorata, o viceversa, dell'innamorato all'innamorato, dedicato a lui. Un po' contrapposto a questo ci sono molti canti di guerra, per spronare le truppe all'assalto o incoraggiarle nella difesa. Ci sono i canti del dolore, quindi molte canzoni sono canti di lutto, di tristezza. Questo è mio papà. E via via potremo dirne altri per dire fino al canto di Dio. Il libro dei Salmi è un libro che raccoglie molte preghiere dei nostri padri ebrei. Molti di questi salmi hanno una specie di piccolo titolo che normalmente non si legge, ma che invece è considerato importantissimo dalla fede ebraica, al punto che il titolo del canto è già il primo versetto del canto, è già la partenza del salmo, e c'è il titolo. Molto spesso il titolo fa capire che è una canzone, e addirittura arriva a dire molto spesso che si tratta di una danza. Noi, nel nostro mondo cristiano occidentale, abbiamo tenuto molto contenuta la partecipazione del corpo alla preghiera, ma già i nostri fratelli dell'Oriente, molto di più i nostri padri ebrei, e moltissimo altre forme di religiosità. E quindi adesso anche all'interno della Chiesa Cattolica, diciamo, entrano delle forme più espressive per la partecipazione del corpo. Già rispetto a come l'ha detta la messa una volta, adesso un pochino di più si è movimentato, per esempio, si è affermato l'abbraccio della pace, la processione offertoriale, magari la processione d'ingresso del prete all'inizio della messa, quindi un po'. Però chiese cristiane, cattoliche del Sud America e soprattutto dell'Africa hanno ampiamente introdotto, per esempio, una forma di danza. E alcune chiese lo hanno fatto addirittura con un sigillo ufficiale da parte della ditta, quindi la Chiesa di Roma ha stabilito che quella messa celebrata così va bene, non è un caso strano, no? Bene, ma allora tutto questo perché? E perché allora cantare? Si potrebbe dire in due modi. Il primo è quando parlare non basta. Io ti ho parlato, ci siamo parlati, ma a un certo punto il nostro parlarci diventa come più importante, capisci? Più intenso, voglio che arrivi più dentro a te. Ho citato per questo perché i canti d'amore, è vero? Ecco, perché esprimono che cosa? Una relazione così importante che abbiamo due scelte: o a quel punto li facciamo, oppure se continuiamo a parlare, vogliamo che le nostre parole entrino di più nella mente e nel cuore. E c'è un'esperienza anche concreta, e cioè che la parola cantata lavora di più che la parola semplicemente detta. Adesso davo un'occhiata ai canti vostri che avete su quel foglio, però penso che sia la vostra esperienza, che certamente è la nostra, è che per esempio il canto è uno dei modi per imparare a memoria il Vangelo. Perché se te lo porti dentro a un canto, lo fai diventare un canto, del canto ti restano più facilmente le parole. Vero? Quindi dire imparo a memoria un pezzo di Vangelo ti metterebbe un po' di sgomento, e invece è diventata una canzone, capite?
E allora, essendo cantata, quella parola è più potente, più incisiva, no? La tengo dentro. Noi abbiamo fatto un piccolo artificio, a parte di Giovanni Paolo, perché abbiamo fatto così per tutti i salmi. Sono 150 salmi, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo in qualche modo creato un canto per ogni salmo, una melodia diversa. Per cui quando parte quella melodia, istintivamente partono le parole. Quindi c'è un rapporto strettissimo tra parola e canto, e forse si potrebbe dire che il canto diventa importante quando si vuole valorizzare moltissimo la parola. Allora la parola è così bella, è così importante, è così intenso il fatto che adesso e io sto dicendo delle parole importanti, che le cantiamo, le trasformiamo in un canto. E il canto potrebbe essere pensato come il canto di una persona sola, ma può essere pensato invece come il canto di un gruppo di persone che hanno dei motivi importanti per cantare insieme. Per esempio, noi fratelli e sorelle siamo appunto una comunità di fratelli e di sorelle, e però un po' abbiamo attaccato la malattia a tutti quelli che via via abbiamo conosciuto, e quindi succede, poniamo, anche qui nella parrocchia dove siamo. Per esempio, noi amiamo fare un coro maschile e un coro femminile, quindi quando per esempio cantiamo i salmi, è vero, istintivamente facciamo un coro maschile e un coro femminile. Perché? Perché è certo che nella creazione, la creazione più importante è stata la creazione della creatura umana, ma nella creatura umana la cosa più importante è stata la creazione della coppia. Adesso non è che possiamo andare troppo a parlare di Bibbia, insomma bisogna sapere, ricordiamoci che Adamo era tutto scontento, è vero, quando è stato creato, e Dio poi ha scoperto che era scontento perché era da solo. E allora gli ha fatto dono di quell'altra persona che è tutto quello che tu non sei, che ha tutto quello che tu non hai, e che quindi è la tua pienezza. Quindi per noi la persona umana è persona di comunione. Allora, come quando mi capita di consigliare due miei amici sposati, che un po', insomma, passano un periodo che non se la vedono tanto bene fra di loro, e io gli dico, quando vedete che o le parole sono impossibili, o le parole diventano pericolose perché rischiano di essere degli schiaffi, le parole, allora fermatevi e provate a dire un salmo, no? Dicendo, è vero, perché celebrate una cosa più importante, e cioè che se anche in questo momento siete nella fatica, voi preferite chiudere in qualche modo quella fatica, che potrebbe essere anche molto, molto delicata, molto dolorosa, molto offensiva e quindi anche molto pericolosa, e invece ditevi delle parole buone, ditevi delle parole belle, scambiatevi fra voi belle parole. Ecco, e quindi il tema più direttamente nostro è quello della parola bella. E perché il canto? Perché la parola, la parola del Signore è troppo bella, è troppo bella. Quindi siamo in imbarazzo sempre. Per esempio, si danno delle gran sgridate ai lettori, vengono da far pietà. Si danno delle grandi sgridate anche ai giovani come voi, che magari invece leggono bene, ma viaggiano sempre come una Maserati, insomma, no? Quindi a lei. Una corsa tremenda, no, aspetta un momento perché bisogna che arrivi dalle orecchie, no? L'altro ieri mi trovavo in una grande riunione di preti della nostra diocesi e ci parlava una nostra amica, una signora che fa la giornalista, e è stata chiamata a parlare lì dai preti perché lei tiene una specie di rubrica sul Corriere della Sera della edizione di Bologna, dove parla delle omelie. Lei va a sentire
la messa e poi parla di che prediche fa il prezio messa. Preti terrorizzati. Lei aveva detto di no, assolutamente, che non voleva parlare. Il nostro cardinale arcivescovo l'ha chiamata l'udienza, dove, scusi sa, perché bisogna che lei parli e dica tutta la verità. E quindi lei alla fine ha ceduto, però ovviamente ha avuto paura anche di questa assemblea religiosa, e quindi ha scritto un testo e lo leggeva, un testo di una bontà assurda, vergognosa, per niente vera, secondo me, dopo l'ho preso in giro a sangue, e però oltretutto cosa faceva? Si vede che emozionatissima, la leggeva molto rapidamente. L'età media dei preti a Bologna, insomma, se non è la mia età, ne ho 72, poco meno. Siamo tutti dei vecchioni, ovviamente la gente non dice no, aspetta, non riusciamo a capire. È vero che la rallentavamo. Però detto bene, detto male, i salmi recitati, a un certo punto si deve dire, beh, mettiamoci dentro un canto, che vuol dire unificare il tono, che vuol dire mettersi tutti in una corda musicale, ovvero, e quindi fare un canto di obbedienza. Voi sapete che una delle norme fondamentali, quando ci si vede in un gruppo un po' vasto, magari non abituato, allora a un certo punto viene una cosa talmente disastrosa, e si aspetta un momento. Diamo alcune norme per cantare. Prima norma, quando sei insieme con degli altri a cantare, non cantare. Non cantare. E solo pian pianino, prova a entrare dentro. Quando ti è entrato dentro il tono di voce, la velocità, è vero, il volume, allora prova a entrare dentro piano piano. Quindi noi, come tutti i canti corali, in modo severo facciamo un canto di obbedienza. Il canto è una grande obbedienza, al punto che la stonatura è diventato un linguaggio anche al di là del canto, per dire, però quella cosa che hai detto era proprio stonata, nel senso che eravamo tutti che ci volevamo bene, tu hai tirato fuori una grana, ti sei lamentato, dice, no, quella circostanza lì è stata una voce stonata la tua. Allora il canto è un'obbedienza, è vero? Ed è un'obbedienza per un dato fondamentale del canto che facciamo qui, che voi fate nella vostra chiesa, e cioè che è una obbedienza alla parola di Dio, e quindi diventa un'obbedienza ancora più importante. Non tutti i canti che si fanno in chiesa però sono parola di Dio, e su questo noi, io così, abbiamo messo una specie di sospetto. Questo sospetto mi rimaneva dalla mia giovinezza, perché quando ero ragazzo, mio padre, che era un uomo molto intelligente ma anche molto mite, andavamo a casa dopo eravamo stati nella messa, e mi dice, scusa, ma questo è un canto. Mi ricordo che certi canti belli, canzoni belle, per esempio di John Pites, venivano tirate dentro e si cantavano in chiesa tranquillamente. Anche per esempio una canzone che diceva, speranza non c'è, caduta nel vento sarà, però una roba così detta in chiesa faceva venire gli sgriccioli, perché se fa loro, allora andiamo qui, non c'è speranza, no? Ecco. E quindi sempre di più noi abbiamo fatto una scelta, ovvero, come mi sembra sia una scelta anche vostra, dell'intenzione profonda, e cioè di dire, va bene, noi cantiamo la parola. Cantiamo la parola di Dio. Quindi questa parola che è il nostro canto d'amore, che evidentemente è una parola importante, che è abbastanza garantita perché non l'ha fatta né Modugno, ma il buon Dio, nel dono del suo spirito, noi mettiamo il canto al servizio di questa parola. E quindi cantiamo la parola. Cantiamo la parola. Su questa faccenda della parola, dico ancora una parolina, cioè voi probabilmente siete più cristiani di voi, siete più ancora dentro la grande tradizione, così. La nostra terra, la nostra popolazione, e quindi anche la nostra chiesa, è dentro probabilmente a una situazione più scristianizzata della vostra, anche se anche voi, per quel che so,
siete un po', diciamo così, preoccupati, diciamo, per qualche aspetto, sulla custodia della fede. Ieri ero a una grande assemblea dei gruppi della Chiesa, aspettavano 400 persone, ce n'erano 700, e però anche lì l'età media, se c'era un ragazzo dice alzati qui così ti vedo. Quindi molto evidentemente la Chiesa si sta chiedendo che cosa sta succedendo, la generazione che viene, come potrà, come farà. E si fanno infiniti sforzi di pastorale, di educazione, di gruppi, delle associazioni, dei movimenti, delle scuole, per cercare di tenerlo. Noi qui che forse siamo in una situazione più radicale abbiamo un'impressione, cioè che ormai bisogna ricominciare dal Vangelo, perché se no tante cose che sono fatte in nome del Vangelo però non si capiscono più. È vero? Insieme a quella mia amica giornalista c'era un giovane giornalista, anche lui parlava di queste cose e diceva, per esempio, voi usate un sacco di parole che non vogliono dire più niente, soprattutto per la generazione giovane, ma poi ormai per la gente. E citava delle parole importantissime per noi. Per esempio la parola salvezza. Cos'è salvezza? Uno dice che sono salvato, ma insomma, chissà se la Juventus si salva, è vero male. Salvezza portata qui dentro, che cos'è salvezza? E come quella parola, molte altre. Quindi è dire, bisogna ricominciare a parlare del Vangelo. Adesso abbiamo ascoltato quel testo, il nostro amico l'ha commentato, bisogna ripartire. Tra l'altro, quando si dice che bisogna ripartire dal Vangelo, non è che si possa pensare che si mette su un pulpito, ci si fa il segno della croce, in una circostanza come questa si può. Ma se tu pensi a tutte le persone, alle collocazioni dove vorresti andarsi il Vangelo, vedi che cosa? È pensare a una cosa anche molto laica, no? Cioè dove il Vangelo fiorisce dal di dentro della vita comune, dei discorsi comuni, è vero? E quindi, certo, adesso ci troveremo sempre di più a pensare che bisogna portare in giro il Vangelo. Ci sono delle esperienze, soprattutto in Francia, dove delle persone giovani, senza tanto capirlo e volerlo, però pian piano mi è successo così, sono diventati delle specie di frati ambulanti, con delle similitudini abbastanza forti con una certa linea del francescanesimo, no? I primi francescani un po' così pazzeggiano, è vero? E che vanno un po' in giro e la cantano. Quindi se vanno in un paese, nella piazza del paese, non è che loro fanno le elemosine, però cantano. Cantano bene, cantano la parola del Signore, e questo però è importante. Va osservato con attenzione. Cantano la parola di Dio. Probabilmente arriveremo a una situazione in cui bisognerà ricominciare a cantare. No, dopo, andiamo pure a messa. Certo che per me la messa è il cuore della mia vita, mi sono giocato la vita per la messa. Bene, però moltissime volte mi dicono, ma che cosa capisco? No? Ieri vedevo una frase che veniva citata dal dialetto siciliano, però veniva anche tradotta in italiano, che sostanzialmente diceva che la messa è un pazzo che dice che andiamo delle cose voltando le spalle alla gente che è muta. È una visione troppo pessimistica della messa, insomma, noi guardiamo la gente, insomma, vabbè, cerchiamo di stabilire una relazione, però è chiaro che potrebbe darsi che persino la messa non volesse più dire, capisci? Don Lorenzo Milani, che era figlio di una persona ebrea, di una persona cristiana, non fu battezzato da piccolo, era una famiglia borghese abbastanza cospicua, e c'era un governante che aveva l'incarico di portare i bambini il sabato pomeriggio alla sinagoga e la domenica mattina alla messa. E quindi loro, 7, 8, 9 anni, al pomeriggio
lo Shabbat, gli ebrei andavano alla liturgia della sinagoga, la domenica mattina la governante, che aveva voglia di liberarsi del problema, gli portava una messa presto. Una volta le messe erano anche piuttosto presto, anche alla domenica, la prima messa, insomma, e alla prima messa ci andavano quasi tutte solo donne. E lui, con molta ironia, con Lorenzo Milani, diceva: così per tanti anni ho pensato che al sabato si andasse alla messa dei maschi, perché in sinagoga sono tutti maschietti e donne, sono nel gineceo un po' nascoste, e alla domenica si andava a quella delle donne. Dice: veramente c'era un uomo, ma per cortesia si vestiva da donna. Erano gli antesignani di questo smarrimento di significato e quindi del diventare importante, appunto, ricominciare dal Vangelo. Per questo noi abbiamo pensato che sia molto importante in ogni caso cantare Vangelo, cantare parola di Dio. E quindi abbiamo invece tirato i remi in barca sul fatto invece di una melodia adatta. Però c'è una grande tradizione, no? Evidentemente, voi sapete, un canto che si chiama gregoriano, perché è incominciato più di 1000 anni fa e che ha accompagnato tutti questi secoli, è vero? E che è stato un grande canto della parola di Dio. Arrivata la traduzione in italiano, finito. Sono venute fuori melodie, eccetera, così. Spesso un po' melense. Quando non sono melense hanno un altro problema, e poi bisogna dire che no, anche il nostro canto ce l'ha un po', che un po' sono delle schitarrane, sono un po' delle. Quindi ogni tanto c'è l'obiezione di roba. Cosa cantare? Quindi a un certo punto si è cominciato a dire: no, non vogliamo più i tamburi, no, non vogliamo più le chitarre, si sono fatte delle proibizioni. Poi, entrando da una porta di servizio, la chitarra si è rifatta, è vero, pian pianino sono arrivato, adesso ho visto che tu hai una cosa africana, è vero, mi interessa perché ce l'ho anch'io, ma non so come si può. E quindi pian piano qualcosina è rientrato. Ci sono dei problemi su questo? Sì, ci sono. Perché per esempio il ritmo e il fascino del ritmo e la musica più moderna a livello di canzone, no? Molto ritmica, eccetera, così. In fondo, bisogna dirselo, le parole contano meno del ritmo. Nel senso che la musica e il canto e la possibilità anche di farci sopra qualche balletto, insomma, è più forte. E la parola è là dentro, è come se un po' il rischio fosse che la parola è al servizio, è vero, del canto, del ritmo, dell'armonia, della cosa che entra volentieri, che si ripete volentieri. La parola, quindi noi cerchiamo anche di tenere questa attenzione, ovvero che il canto sia una glorificazione della parola e quindi sia un po' al servizio della parola anche nel suo modo di essere, e possa essere, perché dicevamo prima, una maniera per la quale il Vangelo lo imparo, mi restano le parole perché le ho sentite. Quindi problemi ce ne sono, ci sono anche dei problemi di unità ecclesiale, no? Adesso i vescovi hanno messo solennemente fuori un indice, un libro dei canti, diciamo, che dovrebbero essere quelli che si fanno. Pietosi, molti sono pietosi. E poi, soprattutto, noi andiamo avanti con delle ambizioni più grandi ancora, e cioè che noi vorremmo fare anche dei canti adatti, quindi dei canti molto dedicati, capite? Dalla memoria di un santo alla liturgia di Pasqua, è vero, a diverse circostanze, ci piace molto pensare. Quindi, per esempio, qui il gruppo dei cantori, io ne sono solo un partecipante timido da una parte, critico dall'altra, insomma così, però loro mi mandano tutti i loro messaggi, quindi io vedo, no? E, per esempio, mi impressiona molto il rapporto che loro fanno tra il canto e la liturgia domenicale, perché giorni prima cominciano a mandare dei messaggi, perché propongono: io propongo questo, un altro propone un altro, questo è bello, potete fare questo. E quindi c'è una scelta, no?
E questo evidentemente ci attrae, perché è un accompagnamento che il canto fa del tempo, delle circostanze. È vero, diciamo, un canto fatto così è come più vero, non è sempre la stessa roba, no? Però come si fa allora a difendersi anche dai canti ufficiali della Chiesa? Dice, guarda, non ce l'ho, il libro ce l'ho. E quindi noi ne teniamo conto, non lo usiamo, ma però lo rispettiamo. E d'altra parte diventa abbastanza inattaccabile il fatto che il tuo canto peraltro sia parola di Dio, perché quando fossi con la schiena al muro ti accusano, ma come allora? Ma dico, guarda, però mi pare che questa cosa bisogna notarla. Ho visto che se tu la dici a un vescovo, soprattutto in tono un po' diretto, fissandolo negli occhi, un po' si presenta, e allora quindi quella volta lì ti va dritta, però mi raccomando, sì, ecco, così anche si va. Quindi per esempio quando qui viene qualcuno, qualche vescovo ospite per la cresima o altro, in genere non succedeva niente. E noi siamo arrivati anche a delle cose abbastanza grosse, per esempio ci sembrava molto malinconico e brutto il credo, abbiamo fatto un concorso, l'ha vinto una mamma che è bravissima secondo me a fare i canti e quindi lei cantiamo il suo credo, ecco, no? Che ci sembra un po' più allegrotto, insomma. Quindi siamo andati dentro anche a inventare parecchia. Però questo rapporto va tenuto. Per esempio uno dei problemi che ci sono, probabilmente lo vedrete nei canti, è il salmo responsoriale. Nel salmo responsoriale è molto delicato il problema del cantore che propone il salmo, perché si fa un responsorio uguale, no, per tutti, poi da solo. Se è una tonalità troppo alta, eccetera, così, chi canta rischia di essere, senza saperlo, messo in difficoltà e qualche volta quelle parole si sentono meno, si capiscono meno. Molte volte è anche una qualità della voce, no? C'è qualcuno che è molto più diretto e si capisce bene, perché bisogna che sia, dicevamo, gloria di quella parola. Il salmo responsoriale è un passaggio delicato, perché è proprio la parola di Dio tra le letture, l'epistola e la proclamazione del Vangelo, bisogna che proprio quello lo si capisca bene. Insomma, faccio per dire che ci sono poi delle attenzioni, delle particolarità, eccetera. Per la liturgia, che chi sono i cantori? Dei rompiscatole, perché senza volerlo, e anche necessariamente, quindi anche chi presiede la messa, non che si rassegni, loro sono molto importanti, no? Perché determinano molto. Io adesso mi sento di dirvi parole volgari sui miei sentimenti, ma certe volte proprio mi arrabbio, insomma, dentro di me cerco di non dire niente. Perché loro sono importanti? Perché o tu prete o i diaconi, non so, così decidi che comandi tu e fai tutto, ma non lo potrei mai fare, perché loro ci pensano, ci lavorano, non me lo sogno neanche, è vero? E quindi però devi molto accettare, no? E quindi il canto interpreta molto lo svolgimento di una liturgia, moltissimo. Quindi siccome sono importantissimi, sono inevitabilmente un po' invadenti, perché tutti gli altri, compreso il diacono, nulla possono fare, perché il diacono legge il Vangelo, vabbè, lo sgriderai perché lo legge male, sarà buono. Quindi il prete resta il vero imperatore ancora e il vero peccatore, e lui liberamente pecca anche con peccati mortali, che fa dell'omelia, eccetera, eccetera. E tutti gli altri sono sotto i cantori. E dicono una roba che io avevo preparato l'omelia, mi metto in buca perché c'era il cretino, è vero, e loro con il loro canto mettono in evidenza una roba che io non avevo pensato e non avevo pregato. E questo lo dico, qui chiudiamo per dire che però appunto, quindi è un ministero delicato. Dove bisogna anche accettare che ci siano delle fatiche, bisogna che i preti e l'assemblea accettino di fare questa fatica, bisogna che i cantori accettino di fare questa fatica. Però a partire dal fatto che è un dono straordinario,
è un dono straordinario. Quando noi ci dediamo anche per il nostro canto, diciamo, di famiglia, e manca chi di noi, per esempio, può sostenere con la chitarra, con la tastiera, il canto, insomma, si recita, però noi la portiamo molto come una preghiera che in quel momento è più povera. No? Avrei fatto il progetto che, siccome tra un po' vado in pensione, pensavo di ritornare un po' a suonare, perché se non presiedo più, al nostro stipendio. Dico questa ipotesi per il mio pensiero. Bene, così? Andiamo più tardi. Grazie.